karate, perché più di tanto riesco a allargare le gambe, quindi c'è tutto il mondo e il paese. Lo spremete per vincere la medaglietta che poi l'ha attaccata in palestra. Amici del Tempio, benvenuti nel mio canale. Oggi in questo video voglio alzare una questione un po' particolare. Mi aggancio un po' al precedente video, i peggiori maestri del karate italiano. Se non l'avete visto, male, guardate perché vi fate due risatine. Stavo dicendo, mi commentano dei follower, dei ragazzi che mi seguono e mi scrivono, oltre al discorso dei peggiori maestri, che poi non è peggiori maestri, è bad behavior, cioè le peggiori abitudini che un maestro potrebbe avere. Chiaramente tutti facciamo il nostro meglio nel dojo. Parla e si arriva a una questione molto particolare che effettivamente mi ha fatto tanto riflettere, che oggi ve la voglio veramente illustrare e cercare di trovare un compromesso. Seguitemi. Ok ragazzi, una questione un po' spinosa. Allora, partiamo con calma. Mi scrive un amico e mi dice: Massimo, ma perché facendo karate tanti dei miei amici, conoscenti, per sentito dire eccetera eccetera, alla lunga andare abbiamo tutti o hanno avuto dei grossi problemi alla triade, anche schiena e ginocchia. Allora ragazzi, sfido chiunque di voi, spero non personalmente ma per sentito dire, o qualcuno che ha praticato, magari che ha già qualche anno, che sicuramente si è fatto o la protesi all'anca, classico, o le ginocchia spappolate, o con la schiena non riesce più a fare niente perché è criccato da 57.000 ernie. Spero di no, ma la maggior parte dei praticanti del karate, almeno in Italia, è così. Voi direte: ma perché in Italia? All'estero che fanno? Non si rompono? No, si rompono anche all'estero, il problema è un altro. Allora facciamo un salto indietro. Karate classico in Italia, la maggior parte dei praticanti delle scuole di karate in Italia vengono dallo Shotokan. Come vedete, lo avete visto, o anche in certi miei video faccio delle illustrazioni su Gichin Funakoshi, come stavano, specialmente nei suoi libri, delle immagini. Ai tempi c'erano tanti video, ma le fotografie sono ben chiare, certe ricostruite, ma ben chiare, di come stava poi alla fine il maestro. Stava molto molto in piedi, perché il karate di Okinawa non ha queste posizioni, o gran parte degli stili di Okinawa non hanno posizioni molto lunghe e molto esasperate. Praticamente lo Shotokan che facciamo oggi, che deriva dalla JK, è figlio del grande Yoshitaka, che purtroppo ostentava queste posizioni molto lunghe, molto forti, per delle teorie chiaramente dell'epoca. Cioè lui diceva sempre: distruggere il fisico per evolvere lo spirito. Vabbè, se devi morire a 30 anni sì, però se devi campare tanti anni, insomma, arrivare in vecchiaia con delle rotture, delle noie fisiche non è il massimo. Quindi ci sta che facendo una pratica di Shotokan, sto parlando di Shotokan che è quello stile che conosco maggiormente, alla lunga se si insiste troppo su certe posizioni tecniche molto lunghe, molto basse, dei movimenti repentini anche di ginocchia, la schiena di torsioni eccetera eccetera, salti, balzi eccetera eccetera, ci sta che col passare degli anni, se si insiste troppo su questo discorso, ci sta che si possono avere dei problemi medi o anche gravi problemi, fino ad arrivare a delle protesi. Il problema è un altro. Perché si fa il karate Shotokan? Perché allora continuiamo a farlo, continuiamo a insegnarlo noi maestri, tecnici delle nostre società? Perché diciamo è così. Allora bisogna trovare, ragazzi, un compromesso. Il compromesso ci può stare, cioè buon compromesso è quello di cercare di fare le giuste posizioni, chiaramente cercando, a mio piccolo avviso, potrebbe essere un indizio, un po' un suggerimento per tutti, poi fate come volete nel vostro mondo, ma magari cercare di ripetere certi movimenti tecnici non in maniera troppo insistente. Vi faccio un esempio: avete il ragazzetto di turno, bravo, bravissimo, magari che vi vince qualche gara, che ha 12, 13, 15 anni, è bravo, tira la gamba lassù. E allora che si fa? Tira oggi, tira domani, vai, salta, briga, briga, vai, vai, insisti, lo spremete per vincere la medaglietta che poi l'ha attaccata in palestra, sopra al comodino in camera. Però questo ragazzo qui ci sta, che a 25-30 anni è spappolato, o le ginocchia o qualcosa gli salta fuori, se va bene, se no anche di peggio. Faccio un esempio: tanti anni fa, parlando con un giudice di gara, che ora addirittura è a livelli internazionali, ha una figliola, una bimba, ai tempi era una bimba, che vinceva tanto nello Shotokan. E poi ci siamo persi di vista, l'ho rincontrato a delle gare diversi anni dopo e gli ho chiesto: la tua bimba come va? Ora è giovane, è grande, è una ragazza, insomma, adulta, non fa più karate. Peccato, vinceva sempre tutto, non fa più karate perché alla fine gli si sono spappolate le ginocchia. E questo mi ha fatto...
un po' pensare, cioè, allora il percorso qual è? Ci schiantiamo per il miglioramento o dobbiamo fare un percorso di miglioramento individuale, personale e anche fisico, però senza esasperare troppo? Però ci sono anche altri esempi. Vado all'ultima gara, al trofeo Memorial Romani che è stato fatto poco tempo fa a Viareggio, incontro uno dei massimi esponenti del karate italiano, faccio nomi, però già di una certa età, si parla di persone che hanno già quasi o già superato 80 anni. Maestro, no, com'è, non è? E parlando, sapete, no? Ma te l'ho magari visto tizio? Sì, si è operato all'anca, gli ha messo una protesi. E tizio e cane, no, non fa più, ormai quello se lo fa lo ricoverano in ortopedia, non viene più fuori. E invece lei, maestro, ma io, lui, testuale, ma io sinceramente, eppure gente che ha sempre fatto agonismo, era nella nazionale tanti anni fa, una delle prime nazionali italiane, fa, io sinceramente mi alleno ancora e sto benissimo. Quindi potrebbe essere una questione di fortuna, potrebbe essere una questione di congenita, potrebbe essere una questione di fare bene o male il karate. Allora bisogna arrivare a un punto, vai! Ok ragazzi, per il mio lavoro chiaramente non voglio distruggere ragazzi giovani per questioni finalizzate allo sportivo, e quindi non bisogna mai mettere davanti l'obiettivo finale della garetta per uccidere, spappolare e distruggere le anche o le ginocchia di qualche ragazzino, quindi sarebbe stupida questa cosa qua. Mi ricordo anni fa un corso di shiatsu, tra l'altro sono anche istruttore di shiatsu, maestro di shiatsu, il mio maestro di allora, che era un judoka, mi disse: guarda, io ho abbandonato il judo perché secondo me ci distruggevano piano piano, ci schiantavamo, rotture, sparo, quello si è spaccato qui, quello si è spaccato là. E lui si è dato, questo mio maestro di shiatsu si è dato all'olistico, e lui condannava un po' questa cosa qua dicendomi: Massimo, allora che vuoi fare? Anche te sei un po' mezzo rotto, e allora vuoi far rompere anche i tuoi allievi? E questo discorso mi è sempre rimasto un po' in testa. Poi sinceramente, conoscendo tanti praticanti, anche un pochino della mia età o anche un pochino più su di età di rispetto alla mia, effettivamente se facciamo una statistica, quello l'anca, quell'altro le ginocchia, insomma siamo tutti un po' rotti. Allora, parlando con un mio allievo, che tra l'altro è un ortopedico e viene a far karate, quindi cioè, non è che è una cosa strana, a far karate, chiaramente siamo arrivati a un dunque, ne ho parlato approfonditamente con lui già tempo fa, e mi ha detto questa cosa, cioè: ragazzi, prima di fare un'attività, qualsiasi attività, chiaramente bisogna fare un riscaldamento base molto intenso. Pensate alle scuole di danza classica. Le scuole di danza classica, dove si stirano, si allungano, vedi queste gambe che volano. Sì, sono doti di natura, ma minimo un'ora e mezzo di riscaldamento. Un'ora e mezzo. Noi, se ci va bene, un'ora e mezzo siamo già nella doccia, nelle spogliatoie a fare la doccia. Chi, dai, si sa, l'oretta di karate, l'ora e mezzo, quelli bravi ne fanno due, poi si va via. Non dovrebbe essere così, cioè bisogna scaldarsi molto. Molto quando siamo belli caldi, che uno sarebbe dovuto andare a casa. Quando siamo belli caldi bisognerebbe iniziare a fare le tecniche e poi cercare di non farle troppo repentine, o cercare, magari c'è il gesto tecnico da fare, da ripetere per un kata, si fa repentino quelle 3-4 volte, e poi chiaramente per ripassare il kata non è che devi tutta la sera farlo. Io mi ricordo quando eravamo cinture blu, ai tempi negli anni 80, c'era il mio primo maestro che ci insegnava il karate, ci metteva le cavigliere coi pesi, i pesi alle caviglie, e poi per imparare il salto Yang Godan ci si stava a pomeriggio a saltare con queste cavigliere. È chiaro che poi passare degli anni, il salto, quando vedi il salto Yang Godan ti viene la febbre, perché se lo fai tanto sai già che poi ti fa male le ginocchia. Quindi, cioè, sono metodi stupidi che probabilmente sono venuti volutamente o no, qui ci metto una parentesi, volutamente o no, dai primi maestri giapponesi sono venuti in Italia. Forse non sapevano manco loro, anche loro l'hanno fatto così, l'hanno portato così, si è capito male, si è capito bene, non si è mai capito. Però sta che tutt'oggi i vecchi praticanti sono tutti rotti. Quindi, sentendo il mio amico ortopedico, mio allievo ortopedico, dice che bisogna scaldarsi bene, cercare di fare questi movimenti non troppo repentini, oppure se vanno fatti repentini falli in quell'arco di tempo, ma non è per fare tutta la sera un movimento d'anca, sennò alla fine poi chiaro che l'usura delle parti c'è, e cercare di fare un tipo di karate un pochino più intelligente. Sono dei maestri di karate giapponesi che stanno in stazza in Italia da diversi anni, per esempio il
maestro Masaru Miura, di cui ho fatto un video. Lui per esempio è un grande innovatore, cioè fa sempre chiaramente karate Shotokan tradizionale, come quelli che si dice che fanno il tradizionale, ma non esaspera troppo le posizioni, perché anche lui ha capito che esasperando troppo queste posizioni troppo classiche, troppo statiche, con questi movimenti repentini, non sono fisiologicamente adatti per le nostre corporature. Ma non stiamo a dire la bugia, ma perché in Europa no, l'asiatico sì, quelle sono un po' cose così. Io ho conosciuto anche tanti maestri giapponesi che facevano il kendo con me e in confidenza mi dicevano: non ho mai fatto il karate perché più di tanto riesco a allargare le gambe. Quindi c'è, cioè, tutto il mondo è paese, non è che i giapponesi riescano a fare una cosa e noi siamo rimbambiti e non riusciamo. Tutti facciamo uguale, sono tutti fatti di carne ed ossa, poi chiaro, no? Però non bisogna ripetere troppo repentivamente i movimenti. Poi ci sono anche altre questioni, seguitemi. Amici dello Shotokan, non siate arrabbiati con me, lo sapete, se facciamo posizioni troppo lunghe, troppo esasperate per anni, ci sta che alla fine salta fuori qualcosina. Quindi allora, esempio, vi faccio un altro esempio. Dal mio ultimo viaggio a Okinawa ho scoperto degli stili tipo il Konan Ryu, che è l'ortodosso del Uechi Ryu, dove le posizioni sono quasi in piedi, tutto in sancindaci, quindi c'è meno usura, meno rotazione delle anche, questi movimenti anche esasperati che ci sono per esempio nello Shotokan di là non ci sono. Però chiaramente dall'altra parte cosa c'è? C'è tanto condizionamento, tanti lo fanno in maniera anche troppo estrema, quindi anche troppo condizionamento sui makiwara, sui sasi eccetera eccetera, non è che l'articolazione, i tendini e le ossa ci godono, i soprosi, insomma non è il massimo, perché è inutile fare tanto condizionamento per poi arrivare a 50-60 anni e non riuscire a pigliare manco una penna in mano, perché ormai la mano ti rimane così. Insomma, secondo me, il mio piccolo modesto parere, poi ditemi se sbaglio, bisogna cercare di fare una pratica sana, senza esagerare troppo nei movimenti, nelle esasperazioni, nelle posizioni troppo lunghe, perché se veramente siamo coscienziosi di fronte ai ragazzi giovani che vengono oggi, di fronte ai nostri allievi, sappiamo che se siamo noi già un po' mezzi rotti, un perché c'è, quindi non bisogna cercare di spaccare anche gli altri per un'ideologia che poi alla fine quindi cerchiamo di fare le cose un po', diciamo, una via di mezzo, ecco, non è bellissimo dire, però una via di mezzo, cioè se c'è la serata del katà, magari vabbè, si sta un pochino più tirati, se c'è la serata un pochino più tranquilla, ci sono anche altri metodi di allenamento, tipo il saccone, altri modi di far karate che sono forse anche un pochino meno traumatici per le articolazioni. Ai miei tempi, quando eravamo ragazzetti, si tentava matti, oh, quello fa la spaccata, allora tira di qui, tira di là la gamba, che su giù, e poi invece oggigiorno, vedi, poi ci si ritrova sempre un po' ammaccati, un po' sganasciati. Allora, arriviamo alle conclusioni, vai! Ok ragazzi, allora, conclusioni ce n'è poco, conclusioni le ho dette finora, praticamente cerchiamo di trovare un po' una via di mezzo. Non me l'abbiate a male, lasciate i commenti, iscrivetevi al canale, se avete fatto male iscrivetevi, e fatemi un po' sapere, tanto lo so, sicuramente o voi o qualche amico che avete in palestra, qualche conoscente, qualcuno che è sua età, se lo interpellate sicuramente c'hanno un problema, quindi bisogna cercare di fare un passo indietro ragazzi, un passo indietro e andarci un po' tranquillo, magari fare degli allenamenti un pochino diversi, un pochino alternativi, far divertire tra virgolette la gente nelle palestre, nei dojo, senza schiantarli troppo, perché poi alla fine ragazzi ci si spacca, e secondo me non è neanche l'obiettivo logico e intelligente del karate. Ciao ragazzi, al prossimo video.